sei mai chiesto? Sì, in caso di vendite tra privati su internet, ad esempio tramite la piattaforma eBay, bisogna indicarne il ricavato nella dichiarazione dei redditi. Se è vero che gli affari oggi si fanno soprattutto su internet e non nei negozi tradizionali, è giusto chiedersi se chi vende su eBay deve pagare le tasse. Ma non solo, anche quando si concludono ad esempio contratti tra privati senza l'intermediazione di un sito terzo, il problema è sempre, sempre solo lo stesso. Cioè, chi vende su internet deve fare la dichiarazione dei redditi e deve quindi versare le imposte allo Stato? La Cassazione è intervenuta a gamba tesa sulle vendite online con una decisione che farà molto riflettere e discutere. Le transazioni effettuate su eBay sono soggette a tassazione e poco importa la buona fede del contribuente nel ritenere fiscalmente irrilevanti i trasferimenti tra privati. Viene dunque ritenuta lecita la tassazione delle vendite eBay operata dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del venditore che non emette né fatture né presenta le relative dichiarazioni annuali. E a nulla serve confutare la pretesa erariale contestando di essere stati in buona fede, poiché ai fini della responsabilità è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, che si presume fino alla prova della sua assenza, che deve offrire il contribuente. Dunque, la buona fede rileva come esimente soltanto se il contribuente è incorso in un errore evitabile, quando la sua ignoranza è quindi incolpevole e non superabile con l'uso della normale diligenza. Ad esempio, la buona fede si può invocare, si può verificare in presenza di un'incertezza normativa, cioè un'incertezza cioè sulla portata, sull'interpretazione e sull'applicazione della norma tributaria, oppure in presenza di un comportamento dell'amministrazione finanziaria che poi la stessa ha smentito e modificato. Quanto ti ho appena detto lo ha chiarito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dall'Agenzia delle Entrate tre avvisi di accertamento per aver svolto attività di commercio di orologi preziosi su eBay, senza dichiarare né l'inizio dell'attività, né tantomeno mettere fatture per le operazioni poste in essere e né infine presentare le relative dichiarazioni annuali. Riprendendo così a tassazione i ricavi accertati, con l'irrogazione anche delle conseguenti sanzioni.